la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maria d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 36. Buon giovedì 17 ottobre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, proseguo la preparazione del Bari di Vivarini in vista del prossimo incontro, quello contro l'Avellino di Eziolino Capuano, ma oggi è giovedì, puntata quindi dedicata anche al passato biancorosso. Anche quest'oggi azioneremo la nostra macchina del tempo biancorossa, immancabile anche quest'oggi il sondaggio, il consueto sondaggio nostalgia, ma avremo con noi anche un grande, un grandissimo doppio ex di Bari e Avellino. Bene, partiamo subito, come avete appena ascoltato c'è tanta carne al fuoco, ma prima vado a salutare il mio compagno di viaggio odierno, giornalista e direttore di Bari Mania, Marco Iusco. Ciao Marco. Un saluto a te Nicola e ai nostri radioascoltatori, sempre più numerosi. Sempre più numerosi, dici bene. Ricordo i contatti per interagire con noi, il 393-949-7483, ripeto 393-949-7483, il numero per interagire con noi, per inviarci le vostre domande, le vostre considerazioni, ma anche le vostre domande agli ospiti che interverranno, all'ospite che interverrà quest'oggi, numero che ovviamente vi andrò a ripetere. Come sempre è anche attiva la nostra chat di Spreaker, la chat di Spreaker utilizzabile sia sulla pagina Spreaker di Radio Biancorossa, ma anche sulla, tramite la nostra app, l'app di Radio Biancorossa. Bene, partiamo subito col sondaggio nostalgia odierno, che ovviamente riguarda questa partita, la prossima partita del Bari, vale a dire Avellino-Bari. Quello che vi chiediamo è: quale Avellino-Bari ricordate meglio e perché? C'è un Avellino Bari in particolare che vi stuzzica la memoria? Io personalmente sì, è un Avellino Bari del 23 novembre 2003. Il Bari si impose al Partenio Lombardi per 2-1, il vantaggio dei verdi di Irpinia, con dei biancoverdi, con Kutuzov al 73esimo, poi ci fu una doppietta di Spinesi in un minuto al 79esimo e all'80esimo su calcio di rigore. Bari che riuscì a espugnare in maniera un po' anche sorprendente lo stadio di Avellino, perché dopo il gol di Kutuzov, tra l'altro ex poi dopo qualche anno andò a giocare nel Bari, non ci si aspettava una rimonta, invece Bari che riuscì a rimontare e alla grande vincendo questa partita. Bari che quel giorno scese in campo con una formazione un po' diciamo, non era un grandissimo Bari, giusto ricordo qualche nome, c'era Battistini in porta, poi Candrina, Marco Candrina, terzino destro, poi Giuseppe Ingrosso, terzino sinistro, poi anzi giocò centrale quella partita insieme a Diab Dudu, poi c'era De Rosa come libero, Nicola Mora come terzino sinistro, poi centrocampo diciamo atipico, c'era Pizzinat, il tanto bistrattato Pizzinat, La Fortezza, ne abbiamo parlato spesso di La Fortezza, e poi Antonio Bellavista. In attacco un duo che sulla carta si sperava potesse fare molto molto bene, fece bene soltanto uno, vale a dire la coppia Spinesi-Motta, Simone Motta, ve lo ricordate, non fece, venne acquistato, fu un po' la ciliegina sulla torta di quel calciomercato del Bari, però alla fine non si impose per quello che tutti si aspettavano, segnò pochi gol, forse un 4-5, non ricordo, comunque segnò veramente poco Simone Motta. L'allenatore di quel Bari era Giuseppe Pillon, Bari che riuscì a vincere questa partita davanti a 7600 spettatori, comunque un buon numero considerando che era una gara di Serie B. Marco, a te quale Avellino Bari viene in mente? Sì Nicola, anzi complimenti a te perché sei stato perfetto nella tua disamina, e aggiungo un solo particolare. Mi sono documentato, mi sono documentato, non è che vada a memoria, no, perché insomma si mirano ancora, no.
Vai. Ad Avellino vita di Kutuzov è ancora tuttora maggio, questo l'ho sentito da un giornalista di Avellino che ho sentito in settimana. Per quanto riguarda me invece, Avellino Bari 20 settembre 2005, perché io quel giorno c'ero ad Avellino, ci tornerò per la terza volta domenica, però quel 20 settembre 2005 ricordo un Bari non bellissimo, forse è stato uno dei Bari più mediocri, però nonostante tutto il Bari targato Guido Carboni all'83esimo col capitano dell'epoca Bella Vista passò in vantaggio, al 95esimo a tempo scaduto Danilevicius, che quando incontrava il Bari si è sempre saltato Livorno, anche quando ha giocato del Livorno, sì. E niente, ma di quella partita, a parte insomma tutte le bottigliette, tutto ciò che arrivava nel settore ospite, ricordo l'arbitro Roland Herberg, che pensavo fosse un tedesco, in realtà poi quando andai a vedere le statistiche e tutto quanto era un siciliano che poi è arrivato anche ad arbitrare in Serie A. Nicola, quella partita mi è rimasta impressa, ripeto, non tanto per il risultato, ma perché quando vivi le partite come l'hai vissuta live ti rimangono comunque impresse. L'hai vissuto da tifoso, impresa sì. Diretta, quindi sicuramente sì. Allora, c'è Carlo invece che ci scrive: non abbiamo vinto molto in Irpinia, se parliamo di vittorie, l'ultima ottenuta col gol di Sissé mi aveva illuso per una stagione poi finita purtroppo male. Già. Andiamo avanti. Allora, aspettiamo intanto altri vostri messaggi su un Avellino Bari che ricordate. Occupiamoci ora del Bari di Vivarini. Bari che si sta, come detto, si sta allenando in vista di questa partita importante, un vero e proprio crocevia della stagione, quello di Avellino. Ieri lo staff ha modulato il lavoro giornaliero su due sedute. Al mattino i biancorossi hanno svolto delle esercitazioni tattiche specifiche per reparto, suddiviso per reparti, non prima di un lavoro di potenziamento e mobilità articolare svolto in palestra. Ci sono stati anche dei video molto divertenti postati dalla pagina Facebook del Bari. Nella seduta pomeridiana, dopo un prologo in sala video, si continua, io non lo dico, lo do quasi per scontato, però lo sottolineo ogni volta, ancora in sala video, intenso riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni a tema su circolazione, possesso, palla su spazi ristretti, poi sfida finale a ranghi misti. Costa ha lavorato regolarmente in entrambe le sedute con i compagni, quindi si è ripreso dall'affaticamento muscolare. Prosegue nella sua tabella di lavoro differenziato Dursi, che ieri ha anche parlato brevemente una battuta ai microfoni ufficiali del club, dicendo insomma che non vede l'ora di ritornare. Per quanto riguarda oggi, in programma una seduta di lavoro pomeridiana con inizio alle ore 15, si terrà all'antistadio. Marco, non so se ti è capitato di vedere il video di Dursi, insomma non vede l'ora di tornare a disposizione, gli manca tantissimo il campo, insomma è anche da capire un ragazzo che era venuto a Bari, è venuto a Bari con tante aspettative e anche con tanta voglia di mettersi in mostra. Sì, Dursi no, il video in particolar modo non l'ho visto, però Dursi è un giocatore che l'anno scorso a Catanzaro ha fatto benissimo, se non mi sbaglio 13 gol, aveva fatto bene, forse era stato uno dei migliori nella gestione fallimentare di Cornacchini. Era partito bene diciamo anche con Vivarini, poi si è un po' perso perché comunque abbiamo visto il rilancio di Simeri, che ormai è il titolare, però sono sicuro che non appena avrà smaltito i postumi di questo infortunio è un elemento in più, una freccia in più per questo arco di Vivarini, insomma si sta dimostrando all'altezza e penso che Dursi possa dare una grossa mano perché ce li ha sia le parità e i numeri, quindi bisogna solo attendere il ritorno anche di questo bomber. Assolutamente sì. A proposito di bomber, ieri ha rilasciato delle parole al sito ufficiale del club Simone Simeri, che ha commentato la partita contro la Ternana: domenica abbiamo superato uno scoglio importante, sbagliando poco, concedendo meno e conquistando una vittoria assai importante. In avanti cresce l'intesa con Antenucci, il mister in ogni allenamento cerca di trasmetterci i movimenti che vuole da noi, lavoriamo sodo per metterli in atto durante la gara, normale che tutta la squadra stia facendo un grosso lavoro anche per metterci nelle migliori condizioni per essere pericolosi, ma l'importante non è segnare, perché a prescindere da chi va a segno l'unica cosa che conta sono i tre punti, e anche domenica varrà la stessa regola, faremo visita all'Avellino che non attraversa un buon momento, ma al di là dell'avversario noi sappiamo cosa vogliamo, ovvio che
avendo perso le ultime due sfide contro gli Irpini, c'è un po' il dente avvelenato e proveremo di tutto per portare a casa la vittoria. Questo Simone Simeri che parla da leader. Caro Marco, non è importante chi segna, però io queste parole, permettetemi, io non ci credo. Non ci credo. Un attaccante che dice una cosa del genere, secondo me dice una grossa bugia, perché l'attaccante, soprattutto l'attaccante, i giocatori in genere, ma l'attaccante vive per il gol, quindi secondo me a Simeri il gol manca, anche se ha segnato qualche settimana fa, lui il gol manca e come. A Picerno segna, giusto? Sì, segnò a Picerno, ero anche lì. Penso là fu un gol fortuito, diciamolo tutta. Però penso che lì ha detto una bugia bianca, ha tanta voglia di tornare a segnare, sta facendo bene. Io nel mio podio virtuale l'ho messo come terzo migliore in campo dopo Amlili e comunque Savione. Che dirti, insomma, sono cose di circostanza, frasi di circostanza che si dicono, però ricordiamo che nella partita con la Ternana forse ha giocato anche meglio della partita col Picerno, dove era stato determinante, perché ha sfiorato il gol e forse ha fatto anche meglio di Antenucci, al quale gli è stato annullato un gol. Un attacco in crescita, però, e forse in questo momento, l'ha detto pure il mister, e quel reparto che insieme al centrocampo, che deve velocizzare la manovra, deve dare qualcosa di più. Sotto porta devono essere ancora più freddi e decisivi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mancano i gol degli attaccanti. Antenucci ha segnato su azione contro la Cavese, però vorrei tanto vedere un'azione corale finalizzata da un attaccante. Ecco, questo ieri ne parlavamo abbiamo chiesto ai radioascoltatori in cosa deve migliorare questo Bari. Ecco, questa è una cosa in cui migliorare e sperare di vedere quanto prima. Una squadra che arriva in porta, un'azione manovrata e un'azione conclusa da un attaccante, ma va bene anche un centrocampista, però un'azione corale, un'azione ben congegnata, sarebbe magari trasformata alla grande da un attaccante. Speriamo di vedere il Bari andare magari già da Avellino, andare in gol in questa maniera qui. Vi ricordo il sondaggio odierno: quale Avellino Bari ricordate meglio e perché? I vostri messaggi al 393 949 7483, ripeto 393 949 7483. E ora diamo un'occhiata a qualche articolo di giornale sulla Gazzetta del Mezzogiorno, un articolo un po' particolare. Buon compleanno Trenino, tutto partì dal magico Bari. Sono trascorsi 25 anni da quella danza importata da Guerrero, il bomber per quanto riguarda Protti, il bomber riminese capotreno per 24 volte nel 94-95, resterà per sempre il ricordo di una squadra che stupiva. Sì, ricordiamolo, tra l'altro è stato anche ripreso in un film di ora mi sfugge il nome, Emilio Solfrizzi, in quel film Selvaggi, se non sbaglio, veniva ripreso il trenino, sicuramente un marchio di fabbrica, un qualcosa che ha fatto conoscere Bari, la Bari calcistica anche fuori dai confini nazionali. Sicuramente il gran merito fu del grande Guerrero, che portò questa esultanza che ogni tanto è stata ripresa, Marco, dalle squadre che sono venute successivamente. Ora è da parecchio che non vediamo il Bari festeggiare col trenino. Sì, è stata ripresa e aggiungo che molte volte nelle squadre della provincia barese, quando in prima categoria, seconda categoria, si è visto molto spesso questi giocatori baresi che tifano Bari esultare col trenino. Se non mi sbaglio, non voglio dire fesserie, ho visto in passato anche i Monopoli, dove c'erano tanti baresi. Io ricordo Strambelli a Lecce, no? Strambelli con Lecce, sì, infatti. Dove giocava? Non ricordo. Comunque nel Biceglie forse, non ricordo. Comunque nel riuscì a segnare, a fare il trenino Strambelli. Io non ricordo, forse nel Biceglie, però non vorrei dire una cavolata. Intanto Alessio ci scrive: l'ultimo successo nostro è quello che ricordo, 1-2 nel 2018 con rete decisiva di Sissé, e quindi anche lo stesso ricordo di dell'altro radio ascoltatore. Andiamo avanti perché c'è una bella intervista sulla Gazzetta dello Sport di Franco Cirici a Maiellaro, doppio ex scelto dalla Rosea per questo Bari Avellino. Avellino Bari, Avellino nei guai, dice Maiellaro. Bari aggrediscilo e segna subito. Il doppio ex Vivarini ora ha svegliato i biancorossi. Capuano non fa magia. Intanto c'è chi dice: Strambelli fece il trenino in Lecce, Fidelis Sandria. Mi ricordavo una maglia scura, blu, nera, quindi la Fidelis Sandria 1-3, grazie
a Carlo per avercelo ricordato. Torniamo da Maiellaro, che dice cose importanti, soprattutto mi soffermerei su quello che dice su Cornacchini. Lui dice sull'esonero: non sono proprio riuscito a capire le enormi problematiche accusate dal Bari in avvio di stagione. Non so, ipotizzo, è facile che Cornacchini si sia ritrovato in una situazione più grande di lui. Che ne pensi di queste parole, Marco? Può essere. Maiellaro è un numero 10, è un numero 10 anche in queste dichiarazioni, perché è come se ha parlato senza me, nel senso che ha detto è come se lo spogliatoio ormai levava da un'altra parte. Penso che dei professionisti è difficile che remino da un'altra parte, però probabilmente il campo lo sta dicendo, questa squadra non lo riusciva a seguire, siccome è il tecnico che non è che incide solo il 20%, in realtà il tecnico può incidere anche forse un 50%, è colui che deve spiegare ai giocatori come si può scardinare le difese avversarie, come si può e si deve vincere e motivare soprattutto. Sono mancate queste caratteristiche a mister Cornacchini, non lo attacchiamo dal punto di vista dell'uomo, ma dal punto di vista tecnico purtroppo ha fallito e ha fallito pure soprattutto nella gestione dello spogliatoio. Se no, Nicola, permettimi di dire, non si capirebbe come tutta questa batteria di esterni e giocatori che abbiamo stanno rendendo al 200%, a partire da Pippo Costa. Ecco, su questo poi mi hai fornito un assist. Stiamo parlando spesso il modulo, i giocatori utilizzati nel 3-5-2, quelli che non stanno giocando, però qui la facciamo noi una tiratina d'orecchio ogni tanto, perché questi giocatori, parole di Cornacchini, sono stati scelti dalla società, dalla dirigenza, dai direttori, uso il plurale, dai direttori sportivi che seguono il Bari. Però se voi costruite una squadra, la costruite per un 4-3-3 e il tecnico non è convinto di quello che sta facendo, e soprattutto anche il tecnico che è subentrato continua ad adottare lo stesso modulo, vale a dire il 3-5-2, qua bisogna, non dico parlare di campagna acquisti fallimentare, no, perché i giocatori buoni sono stati presi, però una campagna acquisti fatta un pochino a caso, perché tanti esterni presi per un tipo di allenatore che poi ha scelto un altro modulo e un altro che è subentrato che continua a utilizzare il 3-5-2. Molto probabilmente a gennaio vedremo credo, se poi le cose cambieranno, non lo so, però al momento la situazione è questa: vedremo tanti giocatori, almeno un paio di esterni, andare via, perché è inutile tenere 4-5 esterni se poi non giocano, e arrivare delle mezzali, un altro attaccante e magari un difensore. Insomma, queste scelte dei tecnici vanno un po' a sconfessare quello che è stato fatto in campagna acquisti, Marco. Sono in parte d'accordo con te, perché se fosse stata mantenuta l'ossatura vincente dello scorso campionato, l'idea di Cornacchini, se c'era la voglia e la volontà, come poi è stato fatto, di confermarlo, era di continuare sul modulo sul 4-3-1-2, comunque giù di lì con un 4-3-3. Si sono andati a prendere dei giocatori non compatibili con quello che dopo neanche dopo la prima giornata ha sconfessato quello su cui si era lavorato, anche perché neanche aspettando dopo la prima partita dove abbiamo vinto a fortuna contro il Sicula Leonce, ma già dal 19 agosto, esattamente l'ultima partita con l'Avellino dove abbiamo perso, si era assistito al nulla e si era visto a fine partita alcuni dirigenti del Bari parlare animatamente con alcuni stretti collaboratori di Cornacchini. Quindi un Bari che sicuramente è stato costruito più sul voler puntare subito a vincere, però diamo l'ingenuità a questa società nuova e giovane di aver fatto qualche errore. I giocatori buoni ci sono, sicuramente, come hai detto tu, a gennaio si interverrà sul mercato, i probabili partenti sicuramente potranno essere Soriano e Neglia, un po' più ai margini del concetto. Purtroppo, dico io. Bene, siamo giunti al momento dell'intervista Nostalgia odierna. Questa settimana con noi un doppio ex di Bari Avellino che si affronteranno domenica. Saluto e ringrazio per essere con noi un grande ex di Bari, appunto Avellino, ma anche di Roma, Bologna e Verona e tante altre. Saluto Lucio Mujesan. Buon pomeriggio, Lucio, benvenuto qui a Tanto Non Capirai. Pomeriggio anche a voi. Allora, se avete domande da fare a Lucio Mujesan, il 393-949-7483, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Allora, Lucio, partiamo subito da lei. Aggiorniamo un pochino i tifosi del Bari, ora dove vive, di cosa si occupa. Aggiorniamo un po'. Allora,
Allora, mi trovo in provincia di Arezzo, Monte San Savino, un paesino sulla strada per andare da Arezzo a Siena. E di cosa si occupa? Cosa fa di bello? Niente, sono in pensione e non faccio niente. Fino a 3 anni fa facevo i ragazzini del settore giovanile qui a Monte San Savino, mi divertivo con loro. Ora purtroppo non posso più né correre né saltare e quindi ho smesso. Ha smesso. Per i più giovani, ricordiamo che tipo di calciatore era Lucio Mujesan, perché magari c'è qualche giovane che non si ricorda, non l'ha mai visto giocare. Che tipo di giocatore era? Un attaccante? Attaccante. Dico, un attaccante con quali qualità, con quali caratteristiche? Guardi, praticamente facevo un po' di tutto, perché calciavo bene di sinistro e di destro in uguale maniera, di testa ero abbastanza forte, per cui in acrobazia non c'avevo niente di che, non mi mancava niente, in poche parole. Ecco, volendola affiancare a un centravanti dei giorni nostri, a chi potremmo affiancarlo? Un Immobile? No, non si può paragonare il tipo di calcio di 40 anni fa, sì, con quello attuale. Sì, in effetti. Ora una punta deve rientrare, deve partecipare. Io praticamente giocavo negli ultimi 20 metri. Erano gli altri che mi portavano la palla agli ultimi 20 metri, poi io concretizzavo. Finalizzatore, il classico finalizzatore, il bomber d'area di rigore. Esatto. Come detto, da calciatore ha vestito le maglie gloriose, cito giusto qualche squadra: Roma, Bologna, Verona, Salernitana. Ecco, mettendo per un attimo da parte il Bari, parleremo più tardi del Bari, a quale piazza è maggiormente legato tra queste? Ma guardi, sono legato particolarmente dove ho finito. Cioè? Sono stato 3 anni ad Arezzo. Dove ora vive? E poi ho finito a Salerno, dove mi hanno indirizzato per fare allenatore. Quindi è giustamente, ma spesso funziona così, si resta legati alla piazza, all'ultima piazza dove si è giocato o allenato. Dipende. No, io direi la sincerità, sono molto legato al Bari, perché il Bari mi ha dato le più grosse soddisfazioni. E tra un po' ne parleremo. Prima di parlare del Bari, lei è un doppio ex di Bari e Avellino. Partiamo dall'esperienza di Avellino. Dal 1964 al 1966, un totale di 61 presenze e 32 gol, una media gol molto molto alta. Che ricordi ha dell'esperienza di Avellino? Avellino ho una bella esperienza, praticamente il periodo che facevo il servizio militare l'ho trascorso lì. L'unica una cosa che mi ricordo in modo particolare era il carcere era proprio addossato al campo e tutti quelli che c'erano dentro facevano il tifo la domenica da dietro le grate, praticamente. Avevate dei tifosi? Era un po' particolare. Dei tifosi in più, dei tifosi diciamo che non potevano stare per ovvie ragioni lì vicino a voi. Che piazza è quella di Avellino? Come si trova? È una piazza molto calda? Ma io mi sono trovato bene ad Avellino. Solamente quando sono tornato col Bari mi hanno trattato male. Questo, e questo ci sta. Però li ho puniti a 2 minuti dalla fine, se ricordo bene. Ah, ecco, quindi alla fine si è preso la rivincita sul campo, come è giusto fare. A Bari invece è stato da calciatore in due momenti diversi. La prima parte dal 1966 al 68, quindi subito dopo essere andato via da Avellino, per un totale di 71 presenze e 39 gol. Sicuramente il periodo migliore per Mujesan a Bari, quello, no? Sì, senz'altro. È stato un periodo brillante. Avevamo una squadra che mister Doneato l'aveva impostata su di me. Praticamente giocavano, gli dico, io era quello che finalizzava, non è che mi ammazzavo dal correre a rientrare o cose di questo genere. Gli ultimi 20 metri, 25 metri,
Poi formavamo una bella coppia con Galletti, perché lui era uno che si muoveva a destra e a sinistra, quindi mi creava lo spazio per me. Ecco, c'è Gino, un tifoso, che dice: Lucio Mujesan, l'attaccante più forte nella storia del Bari dal 1960 ad oggi. Questo è un gran complimento. Ah, io lo ringrazio infinitamente, però non penso di essere stato il più grande attaccante del Bari, non lo so. Se lui lo dice, però gli dico, mi sembra che ha avuto dei buoni attaccanti anche dopo di me. Vabbè, diciamo tra i migliori, diciamo così, siamo tutti tra i migliori. tra i migliori, perfetto. Ecco, la seconda parte invece fu nel 71-72, andò benino quella volta lì, no? No, andò male. Andò male, avevo voluto essere un po' benino, no? Non bene, dai. No. Io come venivo, mai? Io venivo da... Dopo tre stagioni. Un anno a Verona, dove mi ero fatto male, rotto il ginocchio, il menisco, e praticamente non ho giocato quasi, ho fatto le prime 5 partite a Verona, poi mi sono fatto male e non ho giocato più. L'anno successivo mi hanno riportato a Bari, ma non ero sicuramente nelle condizioni migliori come ero 4 anni prima. Ecco, come mai la scelta di tornare a Bari? Ma non è stata una scelta mia, è scelta delle società. Non è come ora che sceglievi dove volevi andare te. Ora dove ti mandavano dovevi andare, o se no rimanevi a casa. in effetti. Vi ricordo che siamo in diretta con l'ex calciatore del Bari, ma anche di Avellino, Lucio Mujesan. Lei è stato capocannoniere della Coppa Italia 67-68 con 6 reti, ovviamente vestiva la maglia del Bari, e nella stessa stagione vinse la classifica dei marcatori di Serie B. Insomma, possiamo dire quell'anno lì, il 67-68, un anno magnifico per Lucio Mujesan, forse il migliore della sua carriera. Direi di sì, anche se devo dire che quell'anno lì, come gli ho detto prima, le cose, avevamo una grande squadra, abbiamo vinto il campionato alla grande con 5-6 domeniche di anticipo, quindi era tutto troppo bello, diciamo, ecco. E anche l'anno dopo in Serie B non è che siamo andati male, ci è andata male l'ultima partita, purtroppo abbiamo fatto degli errori madornali e abbiamo perso in casa con il Verona e non siamo saliti per un punto, se ricordo bene. Intanto c'è Alessio, un radioascoltatore, che dice: Mujesan fu il primo giocatore allenatore molto prima di Zola e Vialli, è vero? Non credo. Il primo allenatore giocatore, che senso? Che intende dire che era allenatore in campo? Sì. Se considera questo, no. Ero molto tranquillo, non pensavo, non davo disposizioni a nessuno. Io facevo la mia partita, cercavo di dare il meglio. No, forse fa riferimento non so se ha mai giocato, ha fatto il giocatore allenatore in qualche squadra, nel senso che giocava e allenava contemporaneamente, io non lo so. Sì, gli ultimi 4 mesi a Salerno. Ah, ecco, allora è a quello si riferiva il radioascoltatore. Quindi... Ah, sì, allora sì. Perfetto. Ho fatto gli ultimi praticamente da febbraio alla fine di campionato. Perfetto, quindi aveva ragione, un'ottima memoria il nostro radioascoltatore, che aggiunge: non era uno specialista del calcio piazzato, ma ricordo un gran gol su punizione proprio contro il Bari quando giocava contro la Salernitana, è vero? Esatto, che memoria i nostri radioascoltatori. Poi c'è Francesco, un grande saluto a Mujesan, che con Galletti formava una coppia fantastica. Non ricordo se ha mai giocato con Fara. Ho giocato con Fara. A Bari? Ho giocato sia a Bari che ad Arezzo con Fara. Perfetto, quindi abbiamo risposto anche a questa domanda. Intanto ora c'è una domanda del mio collega Marco Iusco, che è in linea con noi. Marco, vai. Sì, mister, due domande insieme al volo. Una, che se una curiosità, se quando giunse a Bari nella prima stagione segnò l'Avellino, fu il gol vittoria e esultò. E poi quando è stato nell'esperienza a Salerno,
lei ha giocato anche in coppia con Tivelli, che a Bari veniva ricordato come i gemelli del gol, Tivelli. Come si è trovato con Tivelli e insomma, come si è trovato a Salerno con Tivelli? Ho giocato con Tivelli. Ecco, come si è trovato? Era un ottimo giocatore, solamente che era un po' troppo individualista. Gli piaceva giocare per lui, per la squadra poco per la squadra. Perfetto. Comunque era un ottimo attaccante. Ecco, Lucio, a Bari invece come si trovò? Parlo di Bari città, che posti frequentavi, che rapporto aveva con la gente di Bari, con i tifosi? Io sono un carattere abbastanza chiuso, non è che frequentavo bar o particolari posti. Io in quei periodi si viveva allo stadio, perché si dormiva allo stadio, e praticamente la vita era campo, allenamento, si andava al ristorante a mangiare, si prendeva il caffè sull'angolo, che ora non mi ricordo come si chiama, il viale Berato di fronte a Marco, tu che sei... prego, viale Alberato, no, c'è il viale Alberato che poi portava la porta alla sopraelevata, che c'era il passaggio sopra via Capruzzi, non lo so, l'estramurale Capruzzi, non me lo ricordo più. Vabbè, non è comunque aveva un buon rapporto con i tifosi del Bari, con la città di Bari. A lei piaceva vivere a Bari? Sì, stavo proprio bene, direi la verità. Intanto c'è un'altra domanda di un radioascoltatore molto molto particolare. Qua ci stanno veramente mettendo in difficoltà oggi. Allora, il paragone con Testina d'oro Ettore Punicelli per la capacità di arrivare a colpire di testa, lo condivide? Ettore Punicelli. Non ho mai avuto la fortuna di vedere Punicelli. Io so che ero abbastanza, come si chiama, avevo un bel stacco, una bella elevazione ed avevo anche un buon tempismo, quindi non lo so, perché Punicelli non lo conosco, non l'ho mai visto giocare, quindi non posso dire se è un termine di paragone. E magari possiamo paragonare Muyes a Naldo Serena come colpitore di testa? Sì, direi che come colpitore di testa con Serena c'era una bella lotta. Una bella lotta, una certa somiglianza. Veniamo al Bari dei nostri tempi. Domenica c'è Avellino Bari. Che partita si aspetta? La vedrà innanzitutto? La vedrò dove? Per televisione? Eh sì, certo. Sì, per televisione la guarderò. Che partita si aspetta? Ma è... una partita tra due deluse, nel senso che Militari in Serie C è sprecato, il Bari e anche l'Avellino hanno fatto dei campionati in categorie superiori, quindi a trovarsi a giocare in Serie C sarà una partita senz'altro combattuta, una partita abbastanza equilibrata, e poi si vedrà, il primo che segna penso che vincerà. Per chi farà il tifo? Ma naturalmente per Bari. Ah, perfetto, ottimo. C'è un'altra domanda da parte del collega Marco Iusco. Sì, le chiedo invece, nella sua esperienza alla Roma ha avuto anche Elen Herrera. Non era una Roma grandissima, però vinse comunque una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa Italia. Che impressione, che cosa le ha lasciato il mister Elen Herrera a giocare e essere allenato da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio italiano? Ah, guardi, io con il signor Herrera non è che avessi un grande rapporto, per cui io ho fatto 6-7 partite con la Roma e ho fatto 3 gol, poi non ho giocato più perché si vede che non gli ero simpatico, non lo so. Fatto sta che l'informazione fino al venerdì sera, l'informazione lì... c'ero io, avrei dovuto giocare io e poi non ho giocato mai, per cui
Intanto ormai c'è un radioascoltatore scatenato che ci sta raccontando una serie di aneddoti legati a Lucio Mugnes. Ne leggo un altro. È vero che passò da Arezzo a Salerno in cambio di cambiali, perché già a quell'epoca c'erano società in grandi difficoltà economica, è vero? Sì, siamo praticamente, come si chiama? L'Arezzo era un po' in crisi economica perché avevamo avuto il cambio del presidente, poi si retrocesse e ci diede Papadopoulos, Lazaro e io in cambio di una cinquantina di cambiali, cosa di questo genere. Intanto il Che tifoso poi non che. so se sono mai state onorate, Ah, e beh, chissà, chissà. Intanto il tifoso di sì. prima, che l'ha definita il miglior attaccante dagli anni 60 ad oggi, aggiunge: è stato il più forte come tipologia di centravanti. Ricordo un suo gol spettacolare, era nella sigla di 90° minuto. Galletti gli passava la palla, ma i passaggi erano bordate. Una bella coppia. Ricordo un minuto di silenzio per la morte di qualcuno, tutti zitti, e un tifoso gridò nel silenzio: Mujesan, je fort, je fort, je fort. Sì, Bellissimi. Se le ricorda queste cose? sì, me lo ricordo. Mi Bellissimo. ricordo anche che tutti i mariuoli di Bari Vecchia erano entusiasti quando facevo gol io perché facevano qualche piccolo furtarello, almeno così mi raccontavano, eh. Intanto ringraziamo il tifoso Gino che ci sta regalando queste perle. Un caro saluto a Gino. Infine le chiedo se ha. Anzi, c'è una domanda di Marco. Marco, giusto, c'è un'altra domanda da parte tua. Sul Bari di oggi, sul Bari targato Vincenzo Vivarini, abbiamo un bomber a 35 anni che si chiama Mirko Antenucci. Lei che, Se ne intende mister, di insomma, bomber. anche ex gloria del Bari, che pensiero si è fatto su Mirko Antenucci? Guardi, a dirle la verità, io la sua conversazione l'ho sentita poco o niente perché Che disturbato. cosa ne pensa di Mirko Antenucci? Mirko Antenucci, attaccante del Bari, potrebbe essere lui il trascinatore del Bari in Serie C? Io penso che ha fatto bene gli anni precedenti, ha sempre realizzato, quindi penso che se la squadra è adeguata e lo sopporta, penso che farà dei buoni, ottimi risultati anche a Bari. Perfetto, infine, caro Lucio, le chiedo se ha un messaggio da rivolgere. Tanti tifosi hanno scritto dei messaggi nei suoi confronti. Lei ha da dire qualcosa ai tifosi del Bari che ci stanno ascoltando? Ma io voglio solamente ringraziarli per quello che hanno fatto quando c'ero lì e ai più giovani di stare sempre vicino alla squadra, di sorreggerla anche nei momenti più difficili. Ora hanno bisogno di questo supporto per fare un ottimo campionato e speriamo che riescano anche a vincerlo. Speriamo, è l'augurio di tutti. Perfetto, io con questo ringrazio, è stato veramente un piacere averla qui con noi, Lucio Mugnes, doppio ex di Bari Avellino. Lucio, grazie mille, in bocca al lupo e un abbraccio. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie mille. Ciao. E allora, questo Lucio Mugnes, bellissimo, è stato bello, soprattutto Marco, perché c'è stata questa interazione con i tifosi che ricordavano, arrivavano messaggi da Facebook, messaggi da Spreaker, tutti che ricordavano aneddoti legati a Mugnes. Quando un giocatore è amato e ha fatto bene, accade anche questo. Assolutamente, confermo l'aneddoto che, insomma, grazie anche ai nostri tifosi, lui è stato veramente il primo allenatore giocatore e l'ha fatto per ben due volte in quel di Salerno, si è trovato in una prima occasione e poi anche in una seconda volta. E vorrei concludere, Nicola, con le parole, con la domanda, l'ultima domanda che gli hai fatto, e consiglio ai tifosi ovviamente di sorreggere e seguire sempre la Bari, insomma. Si è rifatto alla frase famosa di Floriano Ludwig e quindi non c'è niente di più bello che concludere un'intervista telefonica con questa battuta finale da parte di un grandissimo bomber biancorosso. Assolutamente sì. Torniamo ai giorni nostri con Pasquale che scrive: la vera differenza tra Cornacchini e Vivarini è che quest'ultimo ha capito da subito che la squadra giocava troppo bassa. Per difendere meglio e poi proporsi in fase offensiva, che è ancora da migliorare, bisognava giocare più alti, oltre che correre e girare più velocemente palle. Sono assolutamente d'accordo, è vero, il Bari ora gioca più alto, l'ho detto anche ieri, il baricentro più alto, sono anche più veloci nel far girare palla, quindi sicuramente è un aspetto positivo. Poi su Facebook Gino ci scrive: l'allenatore
Non incide per il 50%, ma per molto meno. Gli addetti ai lavori, quelli top, parlano di un 15-20%. Inspiegabile il rendimento dei calciatori che non correvano, arrivando sempre secondi sulla palla e che commettevano errori tecnici elementari a ripetizione, dei quali sono gli unici responsabili. Forse le pizzate tecniche serali influivano. Ma io credo, sì, è anche vero questo, caro Gino. Io ci aggiungo anche un altro aspetto: magari non c'era un gran feeling con l'allenatore, quindi se allora, il calciatore deve dare sempre il massimo perché sono dei professionisti, quindi a prescindere dall'allenatore che c'è, devono sempre fare il massimo. Quindi su questo sono d'accordo, quindi le colpe sono anche dei calciatori. Però magari se non c'è quel feeling, il tecnico non riesce a dare quello che la squadra vorrebbe, perché bisogna vedere anche questo. Magari la squadra in quel caso voleva giocare meglio, voleva avere un atteggiamento diverso, però dal tecnico non arrivavano i segnali, e allora lì la squadra non rende. E purtroppo funziona così in tutte le città, in tutti i posti dove c'è una squadra di calcio. Quindi è vero, i calciatori devono sempre dare il massimo, l'allenatore è vero, incide per il 15, 20, 30%, quello che sarà. Però se quel 30% non viene sfruttato, quel 30% non viene sfruttato, poi alla fine i risultati sono che una squadra non recepisce i pochi, in quel caso, segnali giunti dal mister. Bene, è veramente tutto per quest'oggi, per questa nostalgica puntata di Tanto lo capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio per avermi affiancato anche quest'oggi, giornalista e direttore di Bari Mania, Marco Iusco. Ciao Marco, con te appuntamento a lunedì. Ciao Nicola, grazie a voi. L'appuntamento con Tanto lo capirai invece per domani, sempre alle 14:15. Con me ci sarà Massimiliano Ancona, dove tutto questo, sempre nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao. Tanto non capirai.